culturali, diversamente da altri settori del mondo che riguardano la scienza della vita, piuttosto che le tecnologie dei trasporti, piuttosto che l'alimentazione, contengono molti valori. Valori che sono già insiti nel significato della cultura, quindi metterli in comune, correlare i valori delle memorie, che sono ovviamente diversi tra paese e paese, decidere anche le regole del gioco per cui certi contenuti possono essere interpretati correttamente dagli utilizzatori, che siano essi tecnici o fruitori anche diretti all'interno di un museo, stanno diventando tutte queste argomentazioni, le problematiche anche legate all'uso che possono essere fatte all'interno delle tecnologie. Oggi abbiamo confrontato questo tema con le principali università italiane e al termine abbiamo discusso anche insieme a Laura Moro dell'IBC della nostra regione, Paolo Ceccarelli della cattedra UNESCO, quali possono essere certe dimensioni di prospettiva. Non c'è in realtà un atteggiamento critico, c'è un atteggiamento di cambiare punto di vista, perché il punto di vista un po', come dire, europacentrico, no? Che non voglio dire italiano-centrico, ma è un po' il nostro continente che mette al centro certi concetti di conservazione, di identità, forse devono essere allargati, bisogna che ci meticciamo, no? Che trasferiamo i nostri saperi anche nei saperi degli altri, mantenendo però i valori della nostra tradizione. Quindi i valori vanno mantenuti ma vanno anche accolti. La cultura deve diventare inclusiva dando valore al concetto di identità europea. Insomma, sono sfide talmente importanti che devono essere comunque percorse.